E cambio di vestiti. Visto che magia? Dopo aver visto cosa è successo con i Cabot, ho deciso che forse è meglio se prima parlo con il padre, con mio figlio. Ho deciso che prima di giudicare l'istituto per quello che ha fatto, voglio giudicarlo per quello che farà ora. Quindi devo andare all'istituto ora. Ovviamente voi non potete venire. Una volta capito cosa fa veramente l'istituto, decideremo se parlare con la confraternita o con i Railroad. Torniamo all'istituto. Eccomi qui, sono tornato. Non crede però Sean che questo scherzetto mi sia piaciuto, eh? Di cosa volevamo parlare? Allora, che mi dici dell'istituto ora che l'hai visto di persona? È sicuramente straordinario. Qui avete delle tecnologie che non credevo fosse possibile realizzare. È straordinario. Bene, sono felice che apprezzi quello che abbiamo realizzato. Non è stato facile, credimi. Lo immagino. In estrema analisi, tutte le nostre conoscenze e risorse sono focalizzate verso un unico obiettivo. Distruggere il un mondo? Un obiettivo definito in modo perfetto dal nostro motto. L'umanità rinnovata. Purtroppo nessun risultato si raggiunge senza sporadiche battute d'arresto. Per quanto certo, i nostri sintetici Sean. Siano straordinari, senza l'appropriata supervisione possono rivelarsi pericolosi. La mente e il corpo superiori dei sintetici si stanno avvicinando a qualcosa che ricorda il libero arbitrio. E noi questo non lo vogliamo, certo. Lasciando liberi di decidere come comportarsi, si rischia il caos. Cosa intendi con appropriata supervisione? Cosa intendi dire con appropriata supervisione? Intendo dire che finché restano nell'istituto e vengono utilizzati per la finalità per la quale sono stati concepiti, i sintetici hanno prestazioni ottimali. Però, per esempio, quando vengono a trovarsi in libertà possono diventare imprevedibili. Un sintetico in fuga ha preso il comando dei predoni a Libertalia. Le sue memorie sono state cancellate, la sua identità alterata. Crede di essere un uomo di nome Gabriel. Credo sotto di essermene già guida, occupato. I predoni hanno già fatto molte vittime. Ho inviato un predatore a Libertalia. Vorrei che ti unissi a lui per recuperare quel sintetico. Potrebbe non aver voglia di tornare. Potrebbe non aver voglia di tornare. Forse sarebbe meglio eliminarlo. Sarebbe uno spreco ingiustificabile di una risorsa preziosa. Ah, se beh, possibile, certo. Quel sintetico deve essere recuperato vivo. Ora farei meglio ad andare. Ci sono molte persone in pericolo. Ogni ritardo potrebbe costare delle vite. Va bene. Proverò a recuperare il tuo prezioso giocattolo. Certo, sarai anche mio figlio, ma questa linea di comando non mi fa piacere. Sono abbastanza sicuro di essermi già occupato di Libertalia. Ehi, tu sei il sintetico? Ciao. Sono pronto all'azione. Questi li hai uccisi tu? Tu devi essere il predatore che verrà con me. Esatto. C'è qualcosa nell'ombra. Perché hai smesso di parlare? Stavamo parlando, X-Ray. No, dai, ti prego, non puoi attaccare briga con la confraternita, X-Ray, non fare cagate. Ah, porca puttana. Ah, vediamo chi ce l'ha vinta. E guardalo, guardalo che se ne va a divertirsi. E meno male che non dovevamo lasciargli il libero arbitrio o comunque la libera decisione, eh. Questo sta facendo il cazzo che vuole lui. Sappi che io non ti aiuto, fai quel cazzo che vuoi tu. Ciao. Senti, X-Ray, potresti lasciar perdere. Porca troia. Verso il bersaglio. Ecco, ora che ti sei divertito, siamo a posto? Con chi ce l'hai ora? Abbiamo dei nemici. Ma con chi ce l'hai, brutto coglione? Ecco, ora che sono tutti morti, sono possiamo pronto. Parlare? Tu devi essere il predatore che verrà con me. Esatto. Designazione X-688. Ho già neutralizzato la guardia perimetrale. Non appena verrà impartito l'ordine, inizieremo l'assalto al gruppo principale. Sì, ma fai quello che dico io, non quello che dici tu stavolta. Finiamo in fretta questa cosa. Ti seguo. Meno male. Fai quello che dico io stavolta. Non dobbiamo lasciargli il libero arbitrio. A me sembra che il libero arbitrio già ce l'abbiano. Ecco fatto.
Non ho neanche voglia troppo di star qui a perdere tempo con sti coglioni di predatori. Dai, su, non nascondetevi. Ho nuove armi e voglia di usarle. Forza. Buon Dio. Ecco fatto, hai visto? Via sta luce. Non mi piace stare sotto i riflettori. Qualche pazzoide ha lanciato una mini nuke, l'ho sentito. Via la gambetta. Tec tec, che scherzo che hai fatto, hai visto? Mamma mia, vi faccio saltare la testa a tutti, pezzi di merda. E comunque questo fucile forse è meglio che sia automatico. Anche se... anche così non è mica male. Però non capisco il potenziamento leggendario della frenesia. Non riesco a capirlo. Cioè, in teoria, la frenesia dovrebbe indurre i nemici a combattersi tra di loro. Non lo so, non l'ho ancora capito. E sono anni che gioco a Fallout. O meglio, questo potenziamento, tra virgolette, non è mai entrato in circolo. Cioè, non è mai funzionato. O perché li uccidevo prima ancora che l'effetto funzionasse. Non lo so, boh. Io intanto proseguo la mia scalata. Ecco fatto. Via le gambette. Sono caduto. No, meno male, sono rimasto in piedi. Perfetto. Vieni qua che ti spacco le gambe. Non mollo? No che non mollo. Finché non crepate tutti qua non si molla un cazzo. Disattiviamo la torretta. Cambiamo fucile, giusto per cambiarlo un po'. Porca miseria, oggi avevo proprio voglia di sparare a qualcuno. Tranquilli che ora ci penso io a tutti quanti voi. Donna mia, correi proprio in mezzo ai proiettili. Manco mio marito durante la guerra. Non ti vedo, eccoti. Poi, madonna mia, che caduta che ti sei fatto. È inciampato. Via la torretta, mi dà fastidio. Eccoli là che scappano come conigli. Madonna mia, se vi faccio saltare a tutti la testa ora. E sono anche salito di livello e ho tolto il tizio con il mini nuke. Perfetto. Aumentiamo comando fino al massimo potenziale. E ora ci manca solo pistolero da potenziare. Perfetto, mi sono liberato la strada. Ora possiamo andare a Libertalia. Ah, guarda, c'è anche un ascensore. Mi chiedo che fine abbia fatto X6. Ah, eccolo. È lì che spara dalla distanza, il coglione. Eccolo là in fondo. Aspetta, posso usare la funicolare che è appena arrivata. Che culo. Questo povero gabbiano. Ecco, ho posto fine alla tua sofferenza. I nemici sono qua sopra, eh? Adesso arrivo, non vi preoccupate. Fatti vedere! Forza! Ti sfido! Ah, mi sfidi, eh? E io ti rubo il Fatman. Vieni fuori! Sarà veloce e indolore. Puoi fidarti! Sì, hai proprio ragione, ma per te... prima hai visto? Poi dovrai ricaricare! Direi di no, ho ancora 67 munizioni. Visto? Te l'ho detto che non dovevo ricaricare. Beh, direi che ci siamo fatti strada. Ehi, Gabriele, sei qui? Aspetta un attimo. Devo dirti una cosa importante. Dimmi pure. Ti ascolto. Devo comunicarti il codice di ripristino di B592. Basterà fargli ascoltare la frase chiave. Resetterà i suoi processi cognitivi e lo renderà inoffensivo. Dovrai dire B592, ripristino impostazioni di fabbrica. E fornire poi il codice di autorizzazione Gamma 7 1 Epsilon. Una volta disattivato, potrò riportarlo senza problemi all'istituto. Va bene, in pratica devo fare tutto io. Che intendi lo resetterà? Cosa intendi dire con resetterà i suoi processi cognitivi? In poche parole, il codice di richiamo gli farà perdere i sensi, anche se rimarrà comunque in piedi. Non ho altro da aggiungere. Attendo il tuo ordine. Va bene, allora procediamo. Duro come un chiodo, eh? Ma vieni. Interessante. Sei pronto, X6? Andiamo. Lo temo. Giudicare dal vostro equipaggiamento, esattamente come me, siete agenti saputo raggiungere la sommità. L'istituto è così a corto di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del Commonwealth. Beh, sicuramente recuperare un pezzo del genere è più umano che lasciarlo in giro ad uccidere gente. Quindi, B5, codice di ripristino. B592, ripristino impostazioni di fabbrica. Autorizzazione Gamma 71 Epsilon. Capo, stai bene? Gabriel, riesci a sentirmi? Comincia. Ehi, fermati! Area sotto controllo.
Ottimo lavoro. Riporterò indietro il sintetico. Vai, X6. Occupatene qui. Qui X688. Sono pronto al teletrasporto con il sintetico B592 recuperato. Bel colpo di magia. Certo, dagli una vita libera di scelte sicuramente è una cosa molto buona, ma lasciarlo uccidere persone innocenti, questo sicuramente è stato il modo migliore per sbarazzarcene. Assassin's Creed. Momento di tornare all'istituto, allora. Eccoci qua. Missione compiuta. Sono felice di vederti ritornare sano e salvo. So che l'incarico era difficile, ma dovevo fare in modo che è stata una cagata. Quanto può essere pericoloso un sintetico in fuga. Non lo è stato per niente. Non mi importa a chi dare la colpa dell'accaduto. Io volevo soltanto fermare un assassino. Sì, naturalmente. Il tuo pragmatismo è ammirevole, però faccio solo quello che è giusto. Se tutti vedessero nell'istituto un nemico, forze pericolose potrebbero allearsi contro di noi. Se riusciamo a mostrare che si tratta di menzogne, questa minaccia diventa meno pressante. Bene, ora basta parlare di questo. L'incarico si è concluso e ci hai riportato il nostro sintetico integro. Non avrei potuto sperare in un esito migliore. Ben fatto. Durante la tua assenza ti ho fatto preparare un alloggio. Ci troverai tutto il necessario ai tuoi bisogni, oltre a una generosa scorta di armi ed equipaggiamento. Oh, interessante. Vai a dare un'occhiata. Sono sicuro che lo troverai soddisfacente. È questa la mia ricompensa? Armi e un letto? Vabbè, non mi lamento. Ehi, X6, bel lavoro. I tuoi nuovi alloggi sono qui. Grazie. Oh, wow. Molto personalizzato. Quando hai finito, il padre desidera vederti. Va bene. E questa sarebbe la generosa quantità di armi? Wow! Ci siamo sprecati, vedo, eh? L'unica cosa positiva è che sono davanti all'ascensore. Vabbè, allora mi prenderò questa rivista come ricompensa. Perfetto. Il tuo cane subisce permanentemente 10% in meno di danni. Oh, dog meat. Va bene, rieccomi. Oh, salve, madre. Salve, figlio. Cosa faresti se qualcuno ti avesse rubato qualcosa? Credo che tu sappia già la risposta. Dopo tutto quello che ho passato per trovarti, credo che tu lo sappia già. Mi dispiace, madre. Ovviamente hai ragione. Il gruppo che si fa chiamare Railroad si è impossessato di diversi sintetici dell'istituto, facendoli scomparire durante gli ultimi mesi. La loro intenzione è quella di liberare i sintetici, che nella loro follia considerano pari a degli esseri senzienti. Hai già avuto a che fare con i Railroad, quindi conosci le loro assurde convinzioni. Sì, abbastanza. Però credo di fare quello che è giusto. Non vogliono fare del male. Agiscono in base a ciò che credono essere giusto. Hai visto cos'è successo a Libertalia? Ecco a cosa porta il loro progetto egoista e miope. Forse questo è vero. Non ci creano molti problemi, ma negli ultimi tempi si sono fatti più ardimentosi. Temo che ormai una nostra risposta sia inevitabile. Vuoi Abbiamo che li scoperto uccida? La posizione attuale di questi sintetici. Dobbiamo recuperarli prima che i Railroad possano nasconderli. Dove si trovano? Dove sono i sintetici? In un piccolo insediamento presso il vecchio monumento di Bunker Hill. La cosa importante è agire subito, prima che i Railroad si accorgano di essere stati localizzati. Inoltre, non vogliamo che la confraternita d'acciaio venga a sapere della presenza dei sintetici. Sarebbe un'inutile complicazione. Questo è vero. Farò in fretta, allora. Farò in fretta. Puoi contare su di me. Il tuo contatto ti aspetta all'esterno di Bunker Hill. Buona fortuna. Cavolo, che decisione difficile. Sono d'accordo di lasciare la confraternita fuori da questa discussione. Però forse è anche giusto che io li informi. Ancora adesso non riesco a capire quale sia la parte giusta di questa battaglia. Per ora andrò solo a vedere che cosa mi possono dire. Allora andiamo a scoprirlo.